Siamo all'interno di un'altra sala del museo Bardini a questo punto vorrei introdurre un altro eh, amico eh, che ci accompagnerà appunto in questa visita del museo, ma che ci accompagnerà anche in un'altra sorpresa che non vi dico, vi dirò dopo. Il dottor Ian Bluso. sì. Eh, spero di averlo detto bene, ma detto insomma no, noi, diciamo fiorentinizzato, eh, bene, questo francese. Così si usava. bene. E tu sei un collaboratore del, del Museo dei Ragazzi, ragazzi di, di Palazzo Vecchio, sia cioè una struttura um, di didattica e ricerca legata al, al comune di Firenze. Avremo modo anche di approfondirlo anche in altre puntate, te lo, Volentieri. Te lo preannuncio. Volentieri. Allora, dicevo, siamo di fronte ad, uh, a, queste, a questi tacco 12, sì, <ride> se, così, dire, se così si mm -hmm. può, mm -hmm. um, antichi. Ecco, Parlaci un attimo di questa vetrina. Ma intanto è interessante nel contesto effettivamente del museo, perché qui ci rendiamo conto che parliamo di una quantità di oggetti. Enorme, cioè si parta effettivamente da opere, quindi lapide di, di sculture come si sono viste nelle stanze precedenti, delle Madonne di terracotta. Abbiamo, eh, come vedremo dopo lo preannuncio, le cornici, eh, abbiamo anche delle, delle, degli arredi di casa come arazzi di cuoio oppure cuscini e, per esempio, delle calzature femminili eh, del Cinquecento o di tradizione veneziana. Della... Di grande serata, per l'appunto, ed esterno, che vediamo qui sulla parte destra. Di, di sono molto particolari. Sono cioè, riuscivano a camminare con, con queste zeppe. Eh sì, ma appunto, questa è la cosa sicuramente interessante di questo tipo di, di oggetti: che noi, quando guardiamo del, degli abiti, dei vestiti, delle scarpe, ci dimentichiamo del loro senso simbolico. Eh, quasi mh, storico, antropologico, sociologico. Cioè quando una donna porta questo tipo di scarpe eh, bisogna considerare che cosa provoca questo. Eh, intanto sicuramente mh, come dire, nutre una certa vanità della cortigiano della donna nobile, prima cosa. Seconda cosa, permette un'effettiva altezza dell'altezza dell aristocratica. Terza cosa, eh, permette alla nobiltà eh, che si eh, diceva più vicina all'aria elemento più dell'alto più che non la terra vile di essere effettivamente più vicina al proprio elemento e forse e questo è molto interessante ci immaginiamo bene che qualcuno che porta delle pianelle di 60-70 cm di alto non è stabilissima, eh, se non è stabile, vuol dire che si appoggia e a chi si appoggia certamente ah, no, si appoggerà eh. all'uomo. Quindi stabile. è un mo modo anche di eh, mostrare quanto eh, la donna aveva la necessità di appoggiarsi, e sempre per la vanità. Anche in questo caso, più è alto, meno è stabile. Più quindi ha persone sulle quali appoggiarsi, e quindi più è larga la propria corte. Certo, quindi dimentichi. da una semplice scarpa, insomma, si può arrivare a delle simbologie sociali molto interessanti. Certo. Bene, proseguiamo la nostra visita. Io. Grazie. Bene, un'altra fissazione, se così posso dire, eh, di, eh, appunto, di, di Bardini sono le cornici. Appunto, e qua ce ne abbiamo appunto, un esempio in questa parete abbastanza importante. Bardini considerava le cornici come un elemento a sé stante rispetto al quadro, cioè la cornice può diventare un'opera d'arte, perché gli intagliatori i rinascimentali, noi abbiamo cornici di tutti i tipi, di tutte le epoche, di tutte le forme, che si adattavano al dipinto e lo completavano. Eh, Bardini selezionava molto le cornici, non comprava tante cornici, ma voleva le cornici più significative e più di alta epoca. Come le presentava ai propri clienti? Non le presentava legate a un dipinto, ma le presentava vuote una dentro l'altra. Siamo nel 1870. Solo un secolo dopo i nostri architetti più moderni e più innovativi ci insegnano a mettere le cornici vuote una dentro l'altra, ma se si pensa che nell'Ottocento eh, foto di Bardini datate in quegli anni rappresentano parete intere di cornici di ogni epoca collocate una dentro l'altra, è, è, un è un precursore, è un innovativo. Eh, aveva collezionato tantissime cornici, eh, ai figli ha donato più di 2000 cornici. Quindi un numero impressionante, tutte di altissima qualità. Non solo cornici da quadri, ma anche cornici da specchio. Qui siamo in presenza di due elementi rari, queste due cornici veneziane da, che servivano per lo specchio delle signore che hanno adesso dei piccoli, eh, delle piccole rosette sistemate in maniera posticcia nell'Ottocento, ma che prima invece ehm, erano ehm, eh, sistemate con dei beccucci dove venivano appese le, le spazzole mm -hmm. e i pettini. Quindi la signora si, eh, si specchiava e aveva anche il, una, gli accessori una, da, a, da portata toalette, di diciamo. mano, a portata di mano. Sì. Questi sono due elementi veramente molto molto rari. Siamo Nella sala del terrazzo, dottoressa, e qui anche qui, siamo di fronte a un'opera bellissima, ce ne deve parlare. Sì. A un, insieme sì, opere, un, un insieme di opere. Un insieme di opere, qui siamo di fronte a un'opera conosciutissima, è, è, è fronte... su tutti i libri di storia dell'arte. dell'arte, San Michele che uccide il drago del Fratelli Pollaiolo. È un'opera raffinata, importante, di alta qualità. Non è nata come dipinto, è nata come stendardo. Non lo sapevo. Non lo sa nessuno. Bardini l'ha trasformata in dipinto e quindi l'ha montata con una cornice appropriata. Sotto questo dipinto c'è uno splendido cassone molto importante, molto raffinato, in pastiglia dorata. Che eh, rappresentano. Tutte scene mitologiche. Mitologica. scene mitologiche E il, um, questo cassone appartiene alla bottega del Pollaiolo, quindi è molto interessante vedere come le botteghe si diversificassero anche nella produzione: quindi, non si faceva soltanto dipinti, ma anche oggetti di arredo, oggetti anche particolarmente lussuosi e suntuosi eh, nella produzione appunto rinascimentale. Questo insieme montato l'ha montato Bardini? Questo insieme in questa... montato l'ha montato Bardini e questa Madonna. Sopra, che è una Madonna da presepe, è, è significativa di un cambio di gusto eh, avvenuto a Firenze. Eh, dopo il, i roghi delle Vanità, quindi siamo in un'epoca un pochino dopo. No, no, siamo sempre nella seconda metà del, del 400. Quindi l'arrivo del Savonarola, l'austerità, appunto, eh, i consigli di Savonarola per una vita sana, lontana dal lusso e dal, eh, da tutto quello che poteva allontanare dalla fede, porta anche a un cambiamento stilistico. Quindi questa Madonna. Così semplice, così eh, essenziale eh, di un, un presepe è significativa di un cambio che in pochi anni avviene a Firenze: quindi dal grande lusso alla grande austerità. Qui sì. siamo di fronte a un'altra delle passioni di Bardini e anche di chi veniva da lui ad acquistare sì, i tappesi sì. d'antiquariato. Sì. sì, sì, assolutamente. Bisogna intanto ricordare una cosa, che arriva un periodo nel momento dell'inizio Novecento in cui c'è una legge del fede commesso che viene annullata. Il fede commesso obbligava i primogeniti delle famiglie di mantenere il proprio patrimonio non venderlo, quindi delle famiglie di ricco patrimonio con dei problemi di liquidità non potevano vendere il patrimonio per poter avere soldi, no? quindi quando questa legge viene annullata i primogeniti si sfogano e venderanno numerosissime cose, chiaramente un tappeto che per un collezionista, una motore ha un gran valore, per chi ci cammina sopra da secoli sicuramente no. E quindi è una passione, sì. In effetti qui noi vediamo dei tappeti di grandissimo valore, fra tappeti cintamani o mammelucchi, altri di valore un poco, un poco minori. Eh, però la cosa molto interessante qui è proprio l'allestimento del Bardini, perché come abbiamo visto c'è un allestimento legato eh, sulle scale, alle eh, corti, come vediamo per esempio il Palazzo del Bargello. In questo caso lui è stato assolutamente innovativo eh, nell'allestire con dei tappeti per poter essere ancora più, messi ancora più in valore. Per il clienti. Cioè li sta usando come arazzi, li fa Gli... vedere. Esattamente, ecco. li usa come arazzi. Non c'è un modo migliore per abbracciare con l'occhio immediatamente un tappeto che averlo eh, verticalmente. E bisogna dire anche che il tappeto è stato per Bardini anche una specie di pista di lancio, cioè noi abbiamo qui di fronte il Palazzo Torreggiani eh, dove lui ha abitato e aveva ritrovato in una cantina uh, un tappeto che uh, oggi viene chiamato il Boston Hunting Carpet perché ha scene di caccia, eh, lui comprò questo tappetaccio potremmo dire a 6 lire e eh, lo ha rivenduto a un barone Rothschild a 1200 lire, quindi, quindi investimenti spaventosi, ha molteplicato chiaramente, è, cioè, è stato un super colpo lo possiamo dire. Ecco. Certo. E mm. poi poi mi raccontavi che c'è un un aneddoto forse, sì, sì. non sappiamo se è così scientificamente provato, diciamo. Questo tappeto che abbiamo qui davanti? Esatto, noi abbiamo qui un tappeto davanti, il cui valore, eh, direi, letterale forse è molto minore rispetto ad altri, però ha questo valore d'aneddoto, eh, Quando Hitler venne nel 1938 eh, a Santa Maria Novella, la cui chiaramente, stazione era molto diversa da quella che conosciamo oggi, eh, era... Un tappeto messo sotto i suoi piedi quando lui scese dal treno e qualcuno dice che uno dei fregi che si vede qui accanto a uno dei rosoni fu fatto dallo sperone stesso, degli, dallo sprone degli stivali di, di Hitler stesso. Questo viene anche messo un po' in dubbio, che certamente, perché effettivamente in quest nei video eh, o nelle foto che si vedono di questo momento eh, Hitler non porta gli sproni. Quindi... Però a noi piace sì, sapere sì, questa sì, cosa. Eh, sì, certamente. È comunque qualcosa che rimane interessante e buffo, insomma. Sì. Andiamo a vedere altre cose. Siamo in un'altra sala importante e particolarissima, la sala d'armi, la sala delle armi. Allora il microfono. Allora, siamo nella sala delle armi che abbiamo ricostruito come Bardini l'aveva voluta, ma in questa sala non sono stati riallestiti gli strumenti musicali, perché eh, Bardini aveva unito armi e strumenti musicali come era uso nell'Ottocento, perché... Quando si inizia una battaglia c'è sempre un abbinamento con la musica, i tamburi, le chiarine e quindi c'è questo legame fra musica e, eh, e armi. Come tutte le sale di Bardini, anche qui Bardini inizia col collezionare eh, scene di battaglia dall'antichità classica. Quindi noi abbiamo. Una scena di battaglia ellenistica, abbiamo armi greche, armi romane e poi su suo assalire soprattutto armi rinascimentali. Eh, la particolarità di questo salone è che questa era la chiesa del convento di San Gregorio alla Pace. Da questa, che adesso è diventata una finestra, eh, saliva una scala che collegava con la piazza e che immetteva direttamente, direttamente dalla nella chiesa. Lì vediamo l'abside e accanto a sinistra l'ingresso al campanile. Quindi questo era proprio l'edificio. Quando Bardini è morto nel 1922, eh, lasciando la proprietà al Comune di Firenze, qui in questo museo sono entrati il sindaco, eh, le belle arti, persone della cultura del, del Comune, che non hanno per niente apprezzato la collezione Bardini. Questa osticità eh, forte nei confronti del, del Bardini, come se la spiega lei? Ma ci sono tanti motivi per una Dannazio Memoria. Prima di tutto, l'antiquario rappresentava l'alta borghesia. E quindi non andava più di moda a firenze erano gli anni un po nel 22 eh, in cui si cercava altre cose l'aristocrazia espressa da bardini questo mondo molto raffinato di altissimo eh, elite anche internazionale non si sposava bene con la mentalità borghese fiorentina mentre si era attirato anche delle antipatie? Delle... Antipatia naturale perché lui aveva un caratteraccio per cui non, non si concedeva, non era un uomo di ehm, affetti. Se non gli affetti strettamente personali nei confronti dei propri figli, era un uomo che si era fatto molti nemici perché gli uomini successo, di grande successo generalmente hanno molti nemici. Sulla piazza di Firenze oscurava gli altri antiquari, non li oscurava poco, li oscurava molto, eh, non permetteva un commercio sereno eh, a Firenze: cioè, eh, se lui sapeva di un acquisto, riusciva a prevenirlo, acquistarlo lui l'oggetto particolare, la sua Aveva valore di legge, se lui decideva che un oggetto non era buono, nessuno lo comprava più nessuno lo commerciava più. Quindi era un uomo molto temuto, non amato. Un eh, momento che è venuto meno, chiaramente. Venuto I nemici sono venuti meno, il sono patrimonio fuori. era un patrimonio importante, ma non capito perché un uomo che ha commerciato nei maggiori musei, nelle maggiori collezioni del mondo, grandi capolavori da. da da Botticelli, Michelangelo eccetera e fa trovare una collezione ben articolata, ma più per generi artistici che per grandi capolavori, è comunque un difetto certo. per la mentalità pubblica, mentre chi entra nel Museo Bardini deve comunque avere e apprezzare una visione delle arti completa a 360 gradi, dove si apprezza l'intaglio e in il legno, si apprezza il bronzetto, il dipinto, non c'è solo il grande capolavoro in assoluto. Meno male che nelle nell epoche successive è stato dato il giusto riconoscimento, è stato ricollocato nella posizione che meritava. È stato ricollocato negli ultimi tempi, soprattutto con la ristrutturazione del museo, la commissione di esperti incaricata di riallestire il museo ha fatto una scelta molto significativa, cioè di ripercorrere attraverso l'inventario, attraverso le memorie degli archivi nostri molto riforniti, ripercorrere gli allestimenti bardini, riproporli anche per incentivare gli studi sulla museologia della seconda metà dell'Ottocento. Bene, continuiamo la nostra visita. Siamo di fronte ad uno dei cammini esposti qua nel Museo Bardini. Ecco dottoressa... Eh, Francamente, così guardandolo, eh, questo cammino, per quello che so io da profano, perché io rappresento l'uomo della strada, glielo dico subito, <ride> non eh, rispecchia quelli che sono i canoni estetici classici dei cammini eh, in Italia. Certo. Come Guarda mai? Mi notato, guardi, è stato molto attenta a notare questo particolare perché. Non era preparata, eh? Non era preparata, no, no assolutamente. I cammini in Italia non hanno opere d'arte hanno una semplice cappa in tutti i cammini che noi vediamo nella nostra cultura italiana. Mentre la cultura anglosassone prevede, basta sfogliare i repertori degli allestimenti dei camini anglosassoni, prevede sempre un'opera d'arte sopra il fronte del camino. Probabilmente Bardini aveva capito questo e proponeva sempre: lei vedrà in tutti i camini del museo, ci sono delle opere d'arte, abbiamo tantissime foto di camini venduti da Bardini con opere d'arte sopra. Quindi era un un modo per invogliare i propri clienti e andare verso il loro gusto, il gusto anglosassone. Non dimentichiamo che questa era una vetrina di un Poi commerciante. Era la vetrina di un commerciante, quindi seguiva questo gusto qui. In questo caso, questo è un abbinamento molto particolare. In questo caso noi abbiamo un frontone. Noi abbiamo ritrovato la foto dell'acquisto del frontone. Il resto del camino è stato ricostruito da Bardini, in parte con eh, imitazione della scultura del Rinascimento, in parte con oggetti con particolarità anche buone, riadattate. Ma la parte più interessante è il frontone, che è tipicamente fiorentino. Siamo nelle botteghe di Settignano dove lavoravano personaggi artisti del livello di Desiderio a Settignano e di fatto anche il gusto, l'impronta è di Desiderio da Settignano. Erano artisti raffinatissimi che usavano eh, queste pietre mh, splendide per realizzare questo tipo di manufatti. La particolarità di questo cammino è questa. Tutti hanno pensato a lungo che questa fosse una raffigurazione di donna. e in effetti sembrerebbe così, no? no in, in realtà, non è. In realtà questo, queste sono le ali e questi sono Mercurio. i capelli di Mercurio. Dominato. Però lei può dire: questi sono gli anelli di Venere perché Mercurio è sempre raffigurato metà uomo, metà donna, ha dei tratti molto femminili. Perché Mercurio è su un cammino rinascimentale? Perché Mercurio è il protettore dei mercanti. E quindi un ricco signore niente, fiorentino niente si veniva confortato dalla presenza di Mercurio che cioè, proteggeva i mercanti. Cioè, al di sopra poi vediamo un della Robbia. Abbiamo un'opera un importante di, della bottega di Andrea della Robbia, molto particolare anche questa, perché dal restauro che abbiamo effettuato nel 2009 abbiamo appurato certe particolarità di restauri Bardini, gliele descrivo. Sì. La parte. La parte centrale della cornice superiore è stata rifatta da Bardini, le due parti laterali sono autentiche. Il primo angiolino sulla parte sinistra è completamente rifatto, l'altro angiolino, vede, sull'estremità... Sì, 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 quello in alto autentico. con le ali, eh, con le mani conserte. Sì, quindi queste sono integrazioni rifatte dalle, dalla bottega di restauro di Bardini. Uh -huh. L'altro, tutto il resto è tutto autentico, però... Noti una cosa, il primo gruppo di cetrioli non è della stessa mano degli sulla altri cetrioli, destra, sulla parte destra, sì. e il secondo gruppo di uva sulla parte sinistra non è della stessa mano degli altri gruppi è vero, di uva. Sì, C'è una differenza. Eh, inizialmente l'occhio non lo registra, no, glielo faccio notare io, sì, sì. però mentre le altre parti sono completamente rifatte dai restauratori Bardini, questi due inserti, cioè la seconda sciocca d'uva e il primo gruppo di cetrioli, sono originali robbiani ah. presi da un'altra pala e inseriti a completamento di questa pala. Sempre quindi, da parte di Bardini? Sempre questo. da parte di Bardini, ah. quindi è un aggiustamento di Bardini per completare un'opera. Mi sono chiesta come mai fosse successo qui. Visto, e l'unica spiegazione che mi do è che nel 1898 ci fu un, un potentissimo terremoto nelle terre intorno a Firenze, nel campagna intorno a Firenze, probabilmente danneggiato. Eh, ha danneggiato l'opera, Bardini sia stato costretto a ricostruirla cioè, e quindi con integrandola, che ha trovato, integrandola diciamo. con altri elementi originali e con elementi invece realizzati direttamente al laboratorio. Eccoci appunto quasi alla, alla fine di questa bellissima visita al Museo Bardini, vorrei soffermarmi su un progetto molto interessante che coinvolge anche i, i bambini di Firenze, un progetto curato, e andiamo con, con furio, eccolo qua, un progetto curato da Eleonora e Ginevra che andiamo ad incontrare, permesso. Ecco, questo dicevo appunto è un progetto interessante che coinvolge... I bambini di Firenze in un gioco, ecco parlateci un po' di quello che è appunto, che significa sia per il museo che per i bambini questo progetto, partiamo con Ginevra o Eleonora? Eleonora, Eleonora. allora, praticamente questo progetto parte per far conoscere ai bambini chi era Stefano Bardini, quindi, noi vogliamo avvicinare i bambini all'arte insegnandoli ad acquistare, collezionare tutte le opere che aveva Bardini. Mi sono appoggiata ad Arte Diffusa che è l'associazione che mi ha aiutato per fare questo progetto. Quindi, Ginevra... ecco. E quindi Ginevra di arte diffusa? Arte diffusa dell'Associazione Fiorentina. Eh, abbiamo pensato di organizzare questo gioco come un salto nel tempo. Noi torneremo ai tempi di Bardini e con questi bambini per, eh, che... Eh, oggi saranno i collezionisti che storicamente compravano da Bardini, loro giocando impareranno a conoscere le opere che poi andremo a, a vedere proprio nel museo, nelle sale del museo. Una, una, introdu una introduzione per poi esaminarle più approfonditamente all'interno. Anche nella crescita del bambino, quindi oggi sarà un gioco dove loro inizieranno, a, si avvicineranno al museo e alle, alle opere. E poi dopo pian piano. E, come, e, e quindi i bambini come possono fare per diciamo, avvicinarsi a, questa, a questo progetto? Questo progetto abbiamo stabilito delle date da oggi fino alla fine di maggio, e soprattutto appunto saranno nel weekend, in modo che anche i genitori possano accompagnarli e giocare con loro volendo. E abbiamo una, abbiamo una mail e un numero telefonico a cui poter prenotare. Per le prenotazioni ci pensa ci penso io. Eleonora. Eleonora. Bene. Quindi a questo punto l'invito è per sì, i bambini sì. di, di venire qua al Museo Bardini sì, sì, sì. e buon divertimento. Grazie. E buon divertimento con il gioco. Siamo quindi arrivati alla fine di questa bella visita al Museo Bardini qua. Accanto a me un altro oggetto eccezionale di particolarissimo interesse. Il diavoletto di il diavolino il diavolino del Giambologna, del Giambologna Vorrei chiamare appunto insieme qua insieme a me eh, la Laura, la mia compagna di viaggio e la dottoressa Antonella Nesi. Dottoressa Antonella Nesi che io volevo ringraziare in modo particolare perché è stata veramente una bellissima visita che ci ha fatto scoprire queste cose estremamente interessanti, particolari e magnifiche, questo scrigno di, di, di oggetti stupendi che, che, che è contenuto nel Museo Bardini. Vorrei proprio in modo caldo invitare i fiorentini, ma non solo i fiorentini, i toscani, visto che... Teleiride va in tutta la Toscana a visitarlo perché merita veramente, poi se hanno la fortuna di trovare lei, a questo punto è veramente il massimo. Quindi la ringrazio veramente tanto, dottoressa. Io ringrazio voi di essere venuti. Ringrazio di aver scelto quest'opera per finire questo percorso. Non abbiamo visto tutto, abbiamo visto solo qualcosa. È un museo che le persone dovrebbero imparare a frequentare passeggiando. Una volta vediamo una cosa, una volta l'occhio si posa su un'altra, le nostre didascalie raccontano molto, quindi, uno può fare anche una visita da solo passeggiare, è un museo tranquillo, frequentato molto bene da persone che studiano, persone appassionate e tutti i nostri visitatori lasciano dei commenti sul nostro librone. Al... Sì, l'ho visto, li lasceremo anche noi. Sì, eh, dei commenti molto molto particolari. E, um, il, uno dei più simpatici è stato, è, è un museo molto bello, strano, non normale. <ride> Ma il non normale detto alla massima eh, esposizione di, di positiva. Di Chiudiamo con quest'opera. Quest'opera è un'opera in bronzo del Giambologna che proviene dalla facciata di Palazzo Vecchietti. Racconta una storia molto importante di Firenze, di tradizione fiorentina. I fiorentini, quando passeggiano in Piazza Duomo, non guardano mai in alto, guardano sempre in basso, ma se alzano gli occhi sul Museo del Bigallo, sulla facciata un po' scolorito, c'è una scena molto significativa, una leggenda ce ne sono tante leggende a Firenze, una leggenda che raffigura un cavallo nero impazzito in mezzo alla folla. Ricorda quando San Pietro Martire, ehm, mentre faceva chiaramente una predica alla popolazione fiorentina, fu distratto dall'arrivo di un cavallo impazzito, il demonio che si era impersonificato nel cavallo e che si stava avventando sulla folla. Il santo alzò la mano, benedisse il cavallo. Il cavallo, che era un demonio, si alzò in piedi e si girò su se stesso e cominciò a galoppare lontano dalla folla. Dove si fermò? Si fermò di fronte a Palazzo Vecchietti e qui sparì. Ecco perché il diavolino fu messo, è un portabandiera, cioè alle all'occasione per la bandiera, fu messo sulla facciata di Palazzo Vecchietti da Giambologna che lo regalò. Al proprietario del palazzo Il Vecchietti che l'aveva ospitato quando lui era arrivato a Firenze. Voglio chiudere con un'opera d'arte importantissima perché raffigura la, la Firenze importante, nobile, eh, legata a grandi commissioni, a figure di artisti importantissimi come Gian Bologna. Con però questo racconto un po' magico, un po' di tradizione popolare che rende unica Firenze, perché Firenze passeggiando, angoli bui, angoli luminosi, tanti racconti, tante storie, non sempre vere, ma piacevoli da ascoltare e da abbinare anche alla storia dei secoli e la storia che ha fatto il nostro secolo. Certo. E ha detto una cosa giustissima, mi vorrei soffermare su questo, che spesso e volentieri noi camminiamo con lo sguardo verso il basso. Dovremmo alzare lo sguardo e dovremmo renderci conto di quello che ci apparirebbe alzando solo lo sguardo, solamente anche le facciate a volte delle, delle case. Noi non ce ne rendiamo conto, ma provate a alzare lo sguardo e vedrete che vi si apre un mondo. E provate anche a avvicinarsi alla storia dell'arte, perché la storia dell'arte non è solo eh, tante cose, mh, è la storia nostra, è l'oggetto, racconta di economia, racconta di storia, racconta di favole, è un, un aspetto culturale a 360 gradi, quindi che i ragazzi abbiano il coraggio di aprire i libri storia dell'arte, si facciano raccontare la storia dell'arte perché è molto bello anche non solo leggere ma sentire raccontare la storia dell'arte. Noi siamo fortunati perché siamo in una delle, delle culle dell'arte e anche qua al Museo Bardini. Bene, eh. grazie a lei dottoressa, non abbiamo salutato Ian eh, perché c'è sì. una, eh, una sorpresa, lo troveremo, lo troveremo fuori. Lo accompagnerà a visitare un'altra cosa. Esatto, che non, diciamo, che non diciamo, lo sveleremo dopo. Quindi Andiamo fuori e salutiamo quindi nuovamente la, la dottoressa Antonella Nesi e il Museo Bardini.